Va bene, grazie a Gisella Trincas per questo importante invito, ne sono onorata e anche per la sua lucida e appassionata relazione introduttiva. Il tema che mi è stato affidato è stato quello delle proposte per una residenzialità orientata al recovery. Nonostante si parli ancora molto di questo problema e si dibatta di come orientare una residenza ai principi di ripresa, alcune criticità sono ancora attuali e le riassumo velocemente. Tipologia degli inserimenti ancora i pazienti senza speranza, l'esito atteso, spesso il mantenimento dello stato di stabilizzazione, evitando al paziente richieste anche minime di cambiamento per non sottoporlo al minimo stress. Assenza di strumenti efficaci da parte degli operatori per promuovere processi di dimissione dalle strutture residenziali, delega in bianco alle strutture del privato sociale, soprattutto sono scarse e discontinue ancora le azioni di monitoraggio degli esiti e la qualità dei trattamenti delle strutture del privato sociale, eterogeneità delle rette che il sistema sanitario paga alle strutture del privato sociale per le strutture convenzionate, che spesso queste rette non sono correlate agli esiti ma sono date un po' a pioggia e non sono correlate alla qualità del servizio, inappropriatezza degli inserimenti, ancora noi assistiamo a pazienti psichiatrici inseriti per strutture per disabili e in case protette per anziani, disabili psicoorganici, ospiti di strutture socio-riabilitative aziendali. Permanenza a tempo indeterminato scollegata da esiti obiettivi. Questi secondo me sono ancora le principali criticità che ancora adesso soffrono i setting residenziali. Ma noi dobbiamo riaffermare, e questo è lo slogan che noi ci siamo dati a Ravenna, premetto che questo che sto dicendo non è frutto solo di elucubrazioni teoriche ma sono pratiche politiche che abbiamo implementato a Ravenna e che stiamo riavviando nel Dipartimento di Salute Mentale di Ferrara. Noi dobbiamo affermare chiaramente che la riabilitazione non è un particolare tipo di programma diurno residenziale per casi cronici o irrecuperabili, né un particolare tipo di inserimento lavorativo, ma è una metodologia con valenza trasversale che può essere utilizzata in tutti i programmi che si propongono di accrescere l'articolazione sociale. Quindi è una, diciamo così, è un approccio trasversale. Noi dobbiamo superare definitivamente, ma ci dobbiamo ancora lavorare, l'identificazione della riabilitazione con le mura, perché nonostante la riabilitazione, i processi riabilitativi si siano arricchiti di notevoli conoscenze scientifiche, le neuroscienze hanno apportato ulteriori rinforzi all'importanza dei training degli utenti all'interno dei setting riabilitativi, che agirebbero anche in modo indiretto sulla dimensione neurobiologica cerebrale. Nonostante questo, noi continuiamo a non ancora avere la prevalenza nelle nostre strutture residenziali di un setting, cioè di definire le strutture come un setting di trattamento, come luogo di permanenza temporanea e come setting di attuazione di un trattamento, quindi che deve avere come obiettivo quello di acquisire dei ruoli sociali validi e non di accontentarsi o mantenere il paziente stabile e funzionante all'interno della struttura residenziale. Quali sono le azioni che abbiamo fatto? Questo per essere propositivi, no? E non solo per evidenziare le criticità. Noi abbiamo praticamente, prima di tutto, implementato l'apprendimento di un metodo comune tra tutto il personale che lavorava prima nelle residenze, nei centri diurni, negli appartamenti supportati e poi anche in tutto il dipartimento, successivamente nei centri di salute mentale e nell'SPDC. Pianificazione annuale con circa 300 giorni di formazione per tutto il personale, di programmi di formazione e di supervisione sul posto di lavoro, quindi medici, infermieri, educatori, assistenti sociali, tecnici, non avevamo tecnici della riabilità, educatori, OSS, anche gli operatori sociosanitari e gli psicologi, adozione del modello di lavoro di team interdisciplinare, adozione di strumenti di valutazione degli esiti obiettivi e dei bisogni e interessi dei pazienti. Cioè, da un lato abbiamo utilizzato delle scale e delle interviste per poter definire gli obiettivi di ripresa dei pazienti in modo anche collaborativo e condiviso, dall'altro abbiamo cercato di individuare quali erano i bisogni e gli interessi delle persone, anche perché io personalmente ho fatto un'intervista a tutti i pazienti che erano residenti nelle nostre residenze, chiedendo loro se sapevano, se erano consapevoli del perché erano nelle residenze. La maggioranza ha detto: mi ci ha mandato lo psichiatra.
Allora, quando adesso a proposito di collaborazione e di consapevolezza, l'invio spesso nelle residenze è un invio di cui il paziente non ha sufficienti livelli di consapevolezza e non ci si è lavorato per rendere questo invio consapevole e collaborativo, per cui le persone si ritrovano in queste strutture ma molti di loro non sanno perché, per quale motivo e su quale obiettivo, e questo ovviamente non corrisponde ai principi del personal recovery, cioè di quella strategia attraverso la quale noi condividiamo, l'ha detto Angelo Barbato, insomma, rispetto alla condivisione, alla collaborazione anche degli obiettivi riabilitativi e degli obiettivi di trattamento residenziale. Ridefinizione, gestione di iniziative tendenti a modificare il rapporto con i familiari, nel senso che anche qua non ho tempo, ma il problema del rapporto con i familiari e del rendere i familiari anche supportivi e collaborativi rispetto a un processo di trattamento residenziale è fondamentale per raggiungimento degli esiti, ma non solo ovviamente nel setting riabilitativo, come poi vedremo anche là è una pratica che deve diventare trasversale a tutto il dipartimento. Ridefinizione del ruolo del privato sociale nella rete dei servizi dipartimentali, il privato sociale non può avere la delega in bianco sostanzialmente, questo è ancora anche nella nostra regione, l'Emilia Romagna, che è una regione avanzata, il privato sociale ancora è autoreferenziale, non è possibile questo, insomma bisogna smetterla di considerare il privato sociale deve essere integrato nella rete dei servizi e deve diventare parte integrante, se io lo finanzio io devo pretendere un esito di qualità dal privato sociale, il privato sociale non è un battitore libero, questo è un aspetto che secondo me in questa nazione ancora non viene sufficientemente affermato. Introduzione del modello di lavoro, istruzione e abitazione supportata, cioè abbiamo rivisto radicalmente gli inserimenti lavorativi, abitativi e la ripresa degli studi, molti dei quali fallivano perché non erano metodologicamente corretti, nel senso che si inviavano i pazienti al lavoro anche da programmi residenziali senza essersi accertati di due importanti aspetti, la motivazione della persona a intraprendere dei percorsi di inserimento lavorativo e l'acquisizione e il possesso delle abilità che lo mettono in una condizione di relativo successo e non di fallimento annunciato. Ma non basta, questa revisione, ecco, della residenzialità non è sufficiente per orientare un servizio alla ripresa. I servizi psichiatrici raggruppati sotto la definizione di Dipartimento di Salute Mentale mancano ancora oggi di fatto di un obiettivo comune e condiviso e non riescono a coordinarsi tra loro in modo adeguato, integrato ed efficace. Nel senso che nei progetti obiettivi e secondo me anche nell'ultimo progetto obiettivo si differenziano le diverse tipologie di strutture, cioè quindi noi abbiamo strutturato, descritto il sistema che è perfetto, come diceva Gisella all'inizio, ma non si esplicita ancora chiaramente quale debba essere la finalità di un intero servizio, dell'intero dipartimento, dove noi dobbiamo tendere. E questo apre la strada a interpretazioni del tutto soggettive e arbitrarie sugli obiettivi da perseguire, sulle pratiche da implementare e sulla modalità con le quali le eroghiamo, nel senso che i dipartimenti italiani ancora sono completamente diversi l'uno dall'altro e non esistono due direttori di dipartimento che vanno nella stessa direzione. Questo è un problema serio perché in altre nazioni come l'Australia, per esempio la Nuova Zelanda, che sono nazioni all'avanguardia, il governo e quindi la stessa politica ha obbligato i servizi tutti ad andare in una direzione con una chiarezza molto, non lasciando molte aree di arbitrarietà e di autonomia, perché noi abbiamo adesso chiaramente, sappiamo in che direzione dobbiamo andare, abbiamo evidenze che se applichiamo dei trattamenti possiamo portare le persone a risultati ottimali, abbiamo l'evidenza della guarigione piena se interveniamo nel periodo critico dell'esordio della malattia, queste sono evidenze, non è più possibile dire io penso, io credo, non so se mi spiego, e allora avendo queste evidenze io personalmente credo che la politica debba darci un orientamento chiaro che eviti a tutti i servizi di affermare delle correnti che sono obsolete o sono autoreferenziali. Che cosa significa questo? Significa definire qual è la vision di un intero Dipartimento di Salute Mentale, che è quello di aiutare le persone con disabilità psichiatrica a permanere nel loro contesto di vita, e questo è il concetto di guarigione parziale,
che non è totale, quello che volete, ma che comunque possiamo raggiungere, cercando di aiutare a raggiungere il miglior funzionamento possibile, compatibilmente con i deficit funzionali e ancora con la presenza di una psicopatologia. Ma ciascuna componente del Dipartimento, e cito Centro di Salute Mentale, SPDC, Residenze, Centro diurno, CERT, vogliamo Servizio Tossicodipendenze e Neuropsichiatria Infantile, noi in Emilia li abbiamo tutti insieme, cioè nell'Emilia tutte queste categorie, questa deve essere allineata a questo tipo di vision. Perché? Perché se un'unità operativa non è allineata, gli esiti non si raggiungono, nel senso che i nostri pazienti cadono in più unità operative, toccano più professionalità, e noi sappiamo che manteniamo gli esiti quando tutto il sistema va in una direzione e quando i pazienti hanno lo stesso tipo di atteggiamento e di trattamento da tutte le diane. Faccio un esempio: se io lavoro in riabilitazione in una struttura che ho riconvertito così come vi ho spiegato e il paziente viene ricoverato in SPDC, dove la logica è quella di individuare, come dire, avere un approccio esclusivamente alla remissione sintomatica e allo spegnimento dell'incendio, cioè che è un obiettivo importante, ma nell'SPDC non si fa attenzione a quello che è l'obiettivo sul quale il paziente ha lavorato prima di essere ricoverato, e non si riprepara la persona alla remissione all'interno del suo contesto originario, guardando il paziente come, non come un pezzo, ma come, come dire, non come un segmento, ma come una parte integrata del percorso, gli esiti non li raggiungiamo, perché i nostri utenti hanno bisogno di rinforzi continui e hanno bisogno che qualsiasi sistema venga in contatto con loro rinforzi questi esiti. E parlo anche dei servizi sociali, parlo anche dei medici di medicina generale, perché questo discorso si può allargare a tutti coloro che hanno contatto e che quindi si occupano del piano di trattamento, perché i nostri piani di trattamento sono multidimensionali, sono integrati e vedono la partecipazione di più servizi, di più professionalità, che devono essere tra loro coerenti, omogenee e integrate. E allora come si declina la vision? Qui sono alcuni, quanto tempo ho ancora, Gisella? 5 minuti, allora devo saltare, ma no, perché non lo so, non voglio, però no, ecco. Allora, ecco, come si declina la vision? Noi dobbiamo fare in modo di chiarire a tutte le componenti del Dipartimento che compito di ogni componente del Dipartimento è prevenire o limitare l'impatto della disabilità. Non è quello di ridurre la psicopatologia. Ridurre la psicopatologia è un intervento integrativo che, all'interno dell'obiettivo più generale, che è prevenire o limitare l'impatto della disabilità. Incoraggiare la partecipazione collaborativa del paziente alla famiglia. Noi ci siamo accorti a Ravenna che molti di noi non sapevano fare le domande ai pazienti e ai loro famiglie. Allora, fare le domande, chiedere, no? È il primo passo per avviare la collaborazione. Cercare di capire, di fare domande per capire qual è la percezione del soggetto che ho di fronte, è il primo passo per poter capire il significato di quello che mi sta trasmettendo il mio interlocutore. Il problema del successo e del non fallimento. Noi siamo abituati storicamente a vedere quello che non funziona e non a vedere quello che funziona, e molto spesso quello che non funziona è diventato il paradigma dominante. L'altro giorno stavo parlando con un medico dell'SPDC, stavamo discutendo su una paziente che su una ricoverata che aveva un obiettivo di lavoro. L'SPDC aveva dimenticato che questa persona aveva, durante il ricovero, che questa persona aveva un obiettivo, perché si scotomizza questa parte, e io non so come aiutare i professionisti, lo stiamo facendo, a tenere presente questa parte, perché il concetto di persona si basa su questo principio. Cosa significa revisionare la modalità operativa dell'SPDC? Significa introdurre, per esempio, nell'SPDC dei trattamenti psicosociali, modificare l'esperienza soggettiva della crisi e dell'ospedalizzazione. Qui non vi sto a dire su tutto il trauma che i pazienti hanno spesso quando vengono ricoverati. E ci dobbiamo lavorare all'interno dell'SPDC, sia con i pazienti che con i familiari.
aiutare il paziente a ripianificare il suo futuro. Io insisto sull'SPDC perché è un aspetto critico dei nostri servizi e gli operatori dell'SPDC devono riuscire ad aiutare il paziente a ripianificare il futuro nonostante l'episodio di ricovero e devono riuscire a rincoraggiare i familiari a rivedere la prospettiva nonostante la ricaduta, e questo è un lavoro psicoterapico e psicologico. Ancora, anche il CSM può essere il setting, può essere rivisto nella sua modalità, il centro di salute mentale può essere rivisto radicalmente nella sua modalità, anche se deve occuparsi di altri aspetti. E qui non sto a dire, ci possono essere interventi che agiscono su tutti quei settori della disabilità e che possono produrre dei risultati importanti. Qui è un prospetto che non ho tempo di spiegare su come noi abbiamo adottato, perlomeno abbiamo cominciato ad adottare nei centri di salute mentale quello schema di intervento che si basa sul trattamento farmacologico, i trattamenti psicosociali, gli interventi extraospedalieri sulla crisi e il sostegno ai bisogni primari. Sono le quattro direttive dove un CSM può svilupparsi. Queste sono delle linee guida per un cambiamento di sistema che non ho molto il tempo di, volevo solo insistere, ribadire orientare al concetto di guarigione, adottare metodi operativi accreditati basati sull'evidenza e aiutare il personale a contrastare gli atteggiamenti pessimistici nei confronti della malattia mentale, riconoscere la non autosufficienza del Dipartimento di Salute Mentale e quindi avere la capacità di collegarsi e di coinvolgere i servizi vicinori e quindi servizi sociali, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta nella rete di cura e soprattutto fare un lavoro sulla dirigenza. Questo è un mio pallino, nel senso che è importante che noi creiamo una classe di dirigenti motivati e ci dobbiamo lavorare. Io ho fatto fare un corso di formazione sulla leadership a tutti i dirigenti di Ravenna e lo rifaremo a Ferrara, perché noi abbiamo bisogno di leader trasformazionali, non gestionali. Noi non abbiamo bisogno di leader, di dirigenti che si occupano di management solo. Abbiamo bisogno di leader che riescano a condurre dei servizi verso il cambiamento, ma molto spesso noi stessi dirigenti siamo sottoposti a pesanti contraddizioni e a domande tra loro contrapposte, e questo lo dico non per giustificare ma perché è un conflitto che ci viene spostato, e spesso dobbiamo elevare la qualità dei servizi ma ci vengono tagliati i fondi sostanzialmente, dobbiamo andare verso il recovery e la scelta e siamo obbligati a farci carico del controllo sociale. Questa è una contraddizione che i dirigenti vivono molto pesantemente, io per prima sostanzialmente, perché io devo dirigere un servizio verso la recovery, però devo fare costantemente conto con le forze dell'ordine, con i carabinieri, che appena c'è odore di conflitto e di psia e di disagio chiamano i servizi di salute mentale. Quindi il lavoro con le forze dell'ordine, il lavoro con tutti gli enti di controllo è un lavoro fondamentale, altrimenti anche là cade l'asino, perché il recovery significa anche dividere le competenze specifiche tra giustizia, controllo e salute mentale, che è un annoso problema. L'ultimo punto, che ecco, il problema delle risorse. Ci sono sicuramente, ed è proprio l'ultimo punto, è chiaro che noi possiamo cambiare le nostre pratiche, l'abbiamo dimostrato, l'abbiamo avviato, abbiamo ottenuto dei risultati. È ovvio che il problema del numero delle risorse esiste ed è pesante. Io non affermo solo che è necessario cambiare le pratiche, noi possiamo anche per esempio effettuare una visita domiciliare o un colloquio psichiatrico orientati alla stabilizzazione e cambiare la nostra pratica con lo stesso tempo senza lavorare di più, cercando di orientare i nostri interventi verso la scelta, l'autodeterminazione, l'apprendimento di competenze, l'obiettivo personale e il miglioramento delle funzioni cognitive. Però il problema delle risorse esiste. Rinforzando quello che ha detto Angelo Barbato, noi abbiamo fatto un calcolo a Ravenna e abbiamo visto che ogni medico, come in Italia, ha in carico circa 250 pazienti, dai 250 ai 300 pazienti, ok? 250-300 pazienti, molti dei quali a lungo termine. Questi, di cui un terzo di questi pazienti necessita di trattamenti settimanali, di trattamenti psicosociali basati sull'evidenza e non solo farmacoterapici. Abbiamo calcolato che se volessimo effettuare per questo terzo di pazienti questi trattamenti,
questi pazienti avrebbero minimo, ma ci siamo tenuti bassi, avrebbero bisogno minimo di 39 ore di trattamento all'anno, ma ci siamo tenuti bassi perché il calcolo era di 50 ore all'anno di trattamento, e abbiamo visto che ogni medico, noi ne avevamo 34, ha a disposizione solo 8 ore,44 minuti per il trattamento all'anno, 8 ore a fronte delle 40 ore di trattamento all'anno. È evidente che qui c'è qualcosa che non può più funzionare, che non va. C'è un gap di trattamento alto che sfiora quello dei paesi quasi in via di sviluppo, insomma. Quindi voglio dire, e mentre non esiste nessuna categoria di pazienti per i quali c'è un gap di trattamento, i diabetici hanno un gap di trattamento dell'8%, il che vuol dire che l'8% dei diabetici non viene curato. Noi saliamo a livelli molto più alti. E quindi l'ultima cosa, credo che per la salute mentale questo governo italiano, si vuole mantenere lo standard di innovazione, debba fare un piano speciale. Dobbiamo proporre, io questa è la proposta che faccio, perché non è anche accettabile che i servizi di salute mentale siano sottoposti alla stessa restrizione di risorse delle altre discipline della salute. Il 25%, cioè no, questa è una cosa che io ho segnalato anche alla nostra regione, no? E qui saluto le nostre famiglie di Ravenna. Abbiamo segnalato alla nostra regione, alla regione Emilia-Romagna, di cominciare a pensare a un piano speciale. Noi non possiamo essere legati ai vincoli del 25% di sostituzioni, ce ne danno uno su quattro, ma uno su quattro posti vacanti di tutta la sanità di quel distretto, non uno su quattro. Cioè, voglio dire, questo significa, nel momento in cui stanno aumentando i target di popolazione, dobbiamo andare verso l'evidenza scientifica, dobbiamo, se vogliamo sostituire la terapia psicofarmacologica, come diceva Angelo Barbato, con cui io sono d'accordo, noi dobbiamo aumentare i supporti di altro tipo, perché non possiamo ridurre la terapia farmacologica senza un conseguenziale aumento di supporti. E quindi io la proposta che faccio è di ricominciare una battaglia per un piano speciale per la salute mentale che deroghi dai vincoli economici, perché sennò non ce la facciamo.